Ciao ragazzi, come vi avevo detto, continuiamo con le monete e soprattutto vediamo qualcosa con più monete. E oggi vi spiego, vi illustro una tecnica classica che permette di fare mille effetti, che è chiamata Amping Chen, dal nome di quello che si pensa sia l'inventore, e sostanzialmente quello che vi permette di fare è di passare segretamente delle monete da una mano all'altra. Questo poi voi lo potete rivendere in diversi modi, per esempio monete che viaggiano da mano a mano, monete che passano attraverso il tavolo e via dicendo, ma quello poi lo vedremo più avanti. Intanto vediamo nel dettaglio la tecnica. Io la conosco in tre versioni diverse, ve le faccio vedere tutte e tre. L'idea di base è, ho delle monete, adesso lo faccio solo con una per mano per farvi capire cosa succede, delle monete in mano, le faccio vedere apparentemente in ciascuna mano, però poi in questo caso una moneta segretamente passa nell'altra mano. Ci sono diversi modi di farla, sia dal punto di vista della mano che lascerà di nascosto la moneta, sia dal punto di vista dell'impalmaggio che sceglieremo di usare nella mano che tratterrà di nascosto una moneta. Però l'idea di base è, immaginiamo che io abbia due monete, due mezzi dollari, ok? Quindi uno nella mano sinistra e uno nella mano destra. Ora la cosa interessante è tic e il mezzo dollaro passa, ok? Quindi molto blandamente, molto semplicemente, il concetto qual è? Che faccio vedere una moneta, apparentemente, oppure faccio vedere, in questo caso io lo faccio con la sinistra, quindi faccio vedere una moneta, poi apparentemente faccio vedere l'altra che lascio sul tavolo, in realtà questa io la trattengo e di nascosto lascio cadere l'altra, ok? Io tanti anni fa, non so dirvi di chi è questa interpretazione, l'ho imparato tra virgolette al volo, che fatto lento sembra impossibile che funzioni, però io ho notato che funziona invece bene. Quindi il concetto qual è? Che una volta che ho fatto vedere questa, concettualmente io questa ce l'ho nell'impalmaggio classico, quando giro, no, questa ovviamente non cade, e li lascio sotto questa, no? Sembra che io stia lasciando questa, però è una cosa di timing che è difficile da spiegare, dovete allenarvi. Io l'ho imparato facendolo così, che non è la versione classica. Io ho imparato a far vedere questa, poi apparentemente chiudo e mi allontano. In realtà quello che faccio è chiudo, giro, mentre giro apro e richiudo, e questa non la lancio, rimane lì mentre vengo via, mentre l'altra mano ci viene sopra. Quindi l'idea è una qua e una qua. Quindi faccio vedere, ne ho una qui e una qui. Con più monete è ancora più illusivo, illusorio. Ne ho due, faccio vedere che ne ho due, ho le altre due e poi vado avanti con la routine. Questa è una versione. Un'altra versione che usava spesso Slidini è molto più lenta, e lui prendeva, facciamolo sempre con una, la moneta che poi finiva nell'altra mano di nascosto, in realtà non si spostava per nulla. L'idea è che lui la teneva in mano, lasciandola praticamente cadere sul tavolo, ma ovviamente la mano copre. L'altra o le altre, nel girare la mano, questo è interessante, le portava in un altro impalmaggio che non vi ho spiegato, ma vi spiego semplicemente, che da noi si chiama l'impalmaggio all'italiana, si usa anche con le sigarette. Consiste nel tenere l'oggetto nell'incavo del pollice, no? La sigaretta o la moneta. Quindi, bene o male, per arrivarci è né più né meno come l'impalmaggio classico. Però invece di portarla qui, la porto, invece di tenerla tra medio e anulare, la tengo indice e medio e la porto direttamente nell'incavo del pollice. Questo perché è interessante in questo caso? Perché apparentemente io ho la moneta e giro la mano per lasciarla sul tavolo, no? Però in realtà faccio vedere la moneta, ho fatto vedere questa, la porto, l'ideale è fare gli stessi movimenti, quindi concettualmente cos'è? Giro questa mano e faccio vedere che ho una moneta, la prendo lasciandola cadere sul tavolo, ovviamente la mano sta chiusa, questa mano fa questa cosa, semplicemente si allontana lasciando la moneta lì. Questa mano deve andare a toccare questa, nel momento in cui la tocca questa se ne va e dà l'idea di lasciare la sua, no? Quindi
ho fatto vedere. Qua la gente sa che ne ho un'altra, ce l'ho già impalmata. Chiudo e lascio questa. Ok? Pam. Dopodiché, in base a quello che devo fare, la prendo e continuo. Come sempre, posso farlo con più monete. Tipo, ne ho due. Queste due le porto all'impalmaggio all'italiana. Ho fatto vedere queste due. Cadono sul tavolo, in questo modo. Adesso ho le altre che lascio sul tavolo. E mi viene un po' difficile perché si appiccicano come le carte, no? Un po' caldo. Però l'idea è proprio questa. Da qua, ovviamente, non la apro, ma la apro mentre giro, faccio questa cosa. Anche se stanno vicine, non ha importanza, sembra impossibile, no? Che io le abbia lasciate. Da qui poi continuo con quello che devo fare. È ancora più interessante, ce l'ho, vabbè, lo uso uno di questi. Se io ho un oggetto estraneo in mano, aiuta l'illusione. Per esempio, se io vi dicessi che in questa mano ho anello e moneta, in questa mano solo una moneta, quindi ricordatevi, qua ho una moneta, qua ho una moneta più l'anello, e ho fatto la mossa. Col fatto che l'anello è in questa mano, cade sul tavolo, rafforza l'idea che anche la moneta arrivi da questa mano, no? Quindi una qui, moneta anello nell'altra mano. Vi faccio vedere una versione del classico gioco delle monete attraverso il tavolo. Così molto velocemente vi parlo un po' anche del lapping.